Celebrata ieri pomeriggio a Bonpensiero la ricorrenza liturgica della Santa dei Casi Impossibili, la tanto venerata Santa Rita da Cascia. Messa solenne presieduta dal nuovo arciprete parroco Don Salvatore Pignatone ed animata dal coro parrocchiale. Presente anche la locale confraternita del Santissimo Sacramento, che dopo la messa è snodata in processione attraverso la via Principe di Scalea, via Nasi, via Marconi, fino a raggiungere la cappella di Santa Rita, dove Padre Salvatore ha invitato alla preghiera e ha benedetto le rose e tutti i presenti. La processione col simulacro di Santa Rita, portata rigorosamente a spalle dalle donne che si sono alternate, è stata accompagnata dalla banda musicale. Aria di festa, dunque, nel piccolo centro benpensierino, ieri pomeriggio, con assaggio di dolci, ricotta e alla fine fuochi d'artificio. La festa di una grande mistica,
chiesa, la ragazza, va bene, e poi anche sposa, poi è stata mamma, è stata anche vero vedova, e poi suora, monaca di clausura agostiniana. Quindi una donna completa, va bene? Ecco che ha vissuto tutte le tappe di una donna. E quindi un'esperienza straordinaria di vita umana e cristiana che ha vissuto. E sul rapporto con Gesù, un rapporto sincero, vero, autentico, che ha trasformato la sua vita. E il Signore ne ha fatto una grande santa, va bene? Ecco, allora anche noi all'inizio della nostra celebrazione eucaristica, e siamo qui anche per questo, vogliamo veramente chiedere al Signore che anche noi possiamo diventare come Santa Rita, santi, no? Ecco, santi uomini, santi donne, santi ragazzi, giovani, preti, tutti siamo chiamati a diventare santi e immacolati nella carità, come dice San Paolo. E allora ecco, predisponiamoci all'ascolto, vedo, ecco, attento della celebrazione eucaristica, in modo tale che lo Spirito Santo possa veramente compiere in ciascuno di noi meraviglie di salvezza. E allora, ecco, consideriamoci per quello che siamo dinanzi alla Divina Presenza, poveri peccatori, bisognosi della misericordia del Signore.
preghiamo. Nel ricordo dei disagi affrontati da Santa Rita nel suo pellegrinaggio a Roma, riempi dei tuoi doni. O Santo Spirito, il Papa e tutti i pastori della Chiesa, preghiamo. Porto sulla fronte con te, Dio.
passione, presi il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
il ricordo del coraggio di Santa Rita davanti all'assassinio del marito, donaci, oh Signore, di saper perdonare i torti e l'offesa ricevute. Preghiamo. Oh Signore, nel ricordo dell'opera di pacificazione delle famiglie messa in atto da Santa Rita, aiutaci, oh Padre, ad essere costruttori di pace e di riconciliazione. Preghiamo. Donaci la tua grazia, Signore, nel ricordo della solitudine di Rita vedova. Sii tu, Signore, il conforto dei malati e delle persone in lutto per la morte dei loro cari. Preghiamo. Thank you.